Benvenuto ad un nuovo episodio di Lariatto Extra. Io sono Michele, una delle voci di questo progetto, e oggi sono qua per continuare un po' il percorso iniziato qualche settimana fa sui regni dell'Arthres. Se l'ultima volta vi ho parlato di Soriano e del suo percorso fino alla sconfitta con Rega Saiki, oggi ripartiamo proprio da lì, cioè dall'infortunio della Saiki e dell'inevitabile, delle cose che era impossibile da evitare, cioè il titolo che viene reso vacante. Come sempre vi ricordo che i Lariatti Extra sono disponibili in anteprima per gli abbonati al canale Twitch del Lato Viola del Ring, quindi se non volete perdervi un po' di questi piccoli estratti, questi approfondimenti, abbonatevi, entrate nel gruppo Telegram dedicato proprio agli abbonati del Lato Viola del Ring e lo riceverete in anteprima di un paio di settimane circa. Come sempre, come capita nella maggior parte dei casi con i Lariatti Extra, andrò abbastanza a ruota libera, senza banner. Cerco di parlare un po' di quello che è stato il percorso della campionessa, che tra poco vado a dire anche chi è, anche se in realtà, avendo visto la copertina, avendo visto qualche immagine, il titolo, probabilmente ci siete già arrivati. Comunque, per decretare la nuova campionessa, organizzerò quindi un torneo che ci porta ad una finale coi fiocchi, almeno per quanto mi riguarda, tra Himeka e Miyuki Takase. Un match veramente ben fatto, che mette in mostra le capacità delle due, mettendo a confronto due modi di lottare ed approcciarsi al ring molto diverso. Entrambe si conoscono bene, hanno debuttato nel 2017. Miyuki a gennaio, Himeka a dicembre, quindi sì, è vero, è praticamente un anno di distanza, però apparentemente si sono allenati insieme, si conoscono anche nel backstage, hanno condiviso diversi show, hanno fatto dei match insieme, sia come tag che come proprio avversaria, quindi andavi abbastanza sul sicuro. Ovvio, Himeka doveva ancora migliorare un po' su alcune cose, sulla pulizia di alcune mosse, ma aveva comunque questo stile da powerhouse che era già abbastanza delineato e si è sposato parecchio bene con il modo di fare wrestling dell'avversaria, almeno dal mio punto di vista. Questo incontro, o meglio, questa amicizia, questa relazione in qualche modo anche a livello professionale tra Takase e Himeka è stata ripresa anche recentemente in Stardom per il percorso di ritiro proprio di Himeka, con un tag team match che vedeva anche Natsupoi e Kakeru Sekiguchi, quindi era un match dal sapore decisamente abbastanza forte, Actress, molto carino e parecchio emotivo come tipo di incontro, che comunque appunto ha visto Natsupoi e Kakeru Sekiguchi, che sono due nomi parecchio legati al progetto dell'Actress per vari motivi. Probabilmente in qualche modo salteranno fuori ancora o in questo o in altri Lariatti Extra. Ovviamente, come vi dicevo prima, sapete già chi è la vincitrice di questo torneo, cioè Miyuki Takase. È una lottatrice secondo me molto valida, che ha meritato decisamente di vincere quella cintura. Tra le sue prime difese abbiamo una sorta di scambio di favori tra Aquas e tra la Wave, con Nagisa Nozaki che prova l'assalto al titolo dell'Aquas il 15 marzo 2020 in uno show Beginning Pro, per poi dover difendere il titolo a regina di Wave la settimana successiva contro la Takase. Una combo, secondo me, niente male, che mette in buona luce entrambe le lottatrici, che sono molto valide e che, nonostante i due match parecchio ravvicinati, sono riuscite a costruire due incontri diversi, ovvio con qualche richiamo, ma comunque diversi, e che è servito per far conoscere al pubblico, sia di una che dell'altra promotion, i punti di forza poi delle due realtà. Nessun cambio di titolo. Era abbastanza prevedibile, uno perché era tipo la seconda difesa della Takase, due perché difficilmente poi fai questo scambio di titoli, a meno che non ci sia proprio una collaborazione abbastanza importante, difficilmente fai questo tipo di cambi. Però i due incontri sono veramente ben fatti, con due protagoniste poco ricordate, anche se hanno dato tanto, soprattutto nell'ultimo periodo, per quanto riguarda il movimento Joshi. Miyuki si sta costruendo un bel percorso per farsi conoscere un po' anche all'estero, grazie all'apparizione in EVE e in Deadlock Pro Wrestling, e
E soprattutto grazie alle performance con Miu Yamashita, che ho visto sul web, hanno spopolato, c'è cioè la gente che è impazzita per quei match, soprattutto per quelli in Evo, quindi devo cercare in qualche modo di recuperarlo. Prenderà parte poi anche allo show della Deadlock proprio, quello in collaborazione con la Gatomove, che non mi ricordo se fanno a fine maggio, mi sembra, ma non vorrei dire delle luccate, dove insieme a Nomesaki affronterà Kaori Yoneyama e Misawa. Un match che si preannuncia decisamente interessante per tanti punti di vista, uno perché vede comunque due diciamo, generazioni a confronto e sono cose che mi fanno sempre piacere, e poi sai che sono comunque quattro lottatrici che possono dare molto su ring e può venire parecchio bene, con l'Omisaki che è stata campionessa di coppia per tantissimi giorni e adesso ultimamente anche col progetto Nomads la Takase sta facendo parecchio bene, si sta togliendo qualche soddisfazione. Dall'altra parte abbiamo Negesa Nozaki che è rimasta un po' più bloccata nel circuito Wave, quindi non è così ricordata dal pubblico, soprattutto quello mainstream, anche se secondo me è uno di quei nomi che se ti trovi a un certo punto in una card vai abbastanza sul sicuro, sai che viene qualcosa di livello, qualcosa di veramente ben fatto, è una che sbaglia poco, magari non ti fa il meccione da 800 stelle, però ti fa sempre la performance giusta che non toglie e non toglie niente magari ai migliori lottatori, quindi cioè, è un'ottima performance da tenere d'occhio secondo me. Tornando un attimo al regno in Actress, facciamo un salto temporale abbastanza corposo direi per arrivare al match contro Saki, una Saki decisamente diversa da quella che abbiamo visto affrontare Soriano. Lì era un po' più inesperta, possiamo dire, per alcune cose. Doveva ancora ben costruirsi, doveva avere un personaggio, doveva capire bene qual era la sua strada, quello che poteva fare, quello che non poteva fare. E sono tutte cose che in questo match, invece con Miyuki, si vedono. È stata una sfida apparente interna in Actress tra le due fazioni Beginning e Colors. Colors che poi abbiamo recentemente, magari il pubblico più mainstream ha conosciuto anche grazie alla Stardom e grazie alla collaborazione tra Colors e le Cosmic Angels, cioè di base Colors è entrato a far parte delle Cosmic Angels, quindi magari qualcuno ha conosciuto Saki anche grazie a quello. È sempre un buon modo per mettersi in mostra, per fare vetrina delle capacità e magari far venire un pizzico di voglia alla gente di andare a cercare qualcosina di più. Tornando al match tra Saki e Miyuki, è stata una battaglia senza esclusione di colpi, che fa vedere le due lottatrici più o meno al livello che poi possiamo vederle ancora oggi. Era comunque nel 2020, circa, sì, 2000, no, 2021, era un po' più avanti, quindi diciamo che non è cambiato tantissimo in questi 2 anni, più o meno lo stile, il modo di lottare è rimasto quello. Una Saki più colorata, con uno stile ben delineato e che senza strafare, senza esagerare, riesce sempre a portare a casa un'ottima performance. L'abbiamo visto nel 90% dei casi in momenti diversi, sia come singolo, sia come tag, che trios, riesce sempre a fare comunque una sua bella figura. In questo caso, avendo di fronte poi una signora lottatrice, il match è veramente di livello, è secondo me da recuperare, soprattutto per vedere i progressi delle due. Se voi guardate tipo il match che vi avevo detto di Saki contro Soriano e già semplicemente il match di Miyuki Takase contro Emeka, e poi vedete questo, c'è un percorso durato quei 2 o 3 anni che fa vedere veramente il miglioramento. E poi invece anche la parte diciamo un po' più storica, che secondo me vale sempre la pena guardare questi tipi di match per la parte storica, perché dopo più di 500 giorni Saki mette fine al regno da campionessa di Miyuki Takase, un regno iniziato nel novembre del 2019, finito ad aprile del 2021, probabilmente doveva durare meno, però a causa anche della pandemia, secondo me hanno dovuto rallentare alcune cose e si sono un po' prolungate nel tempo dei diversi mesi alcune difese titolate, quindi hanno dovuto allungare un po' il brodo. Non tutte sono recuperabili queste difese, almeno per intero sul web. Ma ci sono comunque dei recap, degli highlights per capire bene il percorso. Secondo me interessante e valido. Sicuramente da recuperare c'è quello contro Saki e quello contro Emeka. Quello
Quelli la caricate direttamente il canale dell'Artwest. Sul canale della Wave trovate il match contro Nagisa Nozaki, sì. E forse trovate anche l'altro, quello fatto in Artwest. Non su un canale propriamente di una federazione, ma lo trovate sparso sul web. Io l'avevo visto su YouTube un po' di tempo fa, non mi ricordo più dove, però dovrei andare un attimo a ricercarlo, però portate da un'occhiata, magari lo trovate. Tra le altre difese che non ho citato, abbiamo però anche quella contro Mike Ozaki, contro Andas Miyagi, contro Akane Fujita e contro Takeru Sekiguchi, quella che vi ho nominato per il match in Stardom. E secondo me viene soprannominata Mr. Actress per un motivo, penso. È una lottatrice molto valida anche lei, che riesce sempre a fare bene. In tutto quello che ho visto ha sempre fatto molto bene, quindi anche in questo caso non ho visto la performance per intero contro la Takase, ma so che comunque il match è venuto piuttosto bene. Miyuki è un'ottima performer, che come mi stavo dicendo prima si sta ritagliando parecchi spazi in giro per il mondo. Su YouTube ci sono diversi incontri da recuperare se volete, soprattutto in Sendai e Indiana, dove sta facendo un percorso abbastanza importante. Ci sono anche match un po' più datati, se si può dire così, visto che in realtà è debuttata nel 2017, quindi non è che è propriamente datato. Però quando avete un po' di tempo, provate a dare un'occhiata a quello che trovate, perché secondo me è una performer da cui si può ricavare parecchio, quindi anche iniziare da lei a seguire qualcosina, magari anche per conoscere qualche altro nome, non è male. Sta aiutando anche le ragazze della Evolution, hanno caricato il suo match contro Sunny, in realtà non hanno caricato propriamente tutto il match, hanno caricato solo un po' gli highlights, sono tipo 4 minuti di recap di quello che è successo, e secondo me ha fatto un ottimo lavoro contro questa rookie, che al suo debutto ha fatto quei 12 minuti contro Miyuki Takase, che non sono da buttare via, secondo me. Tornando in Actress un attimo, come sarà andato il regno di Saki? Mi sa che dovete aspettare ancora un attimo, però probabilmente ve ne parlerò in un prossimo Lariat Extra. Nel frattempo vi ringrazio per avermi ascoltato, per essere rimasti fino a qui. Come vi dicevo all'inizio, vi ricordo che questo Lariat è andato in anteprima agli abbonati del canale Twitch del Lato Chiaro del Ring, quindi abbonatevi per rimanere sempre un po' al passo coi tempi. Detto questo, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale YouTube e di commentare. Sono Michele, una delle voci di questo progetto, e niente, ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Grazie mille.